Vorrei ringraziare tutti voi, tutti quanti che avete abbonato il mio canale, anche se non l'avete abbonato lo stesso. Ringrazio tutti quelli che commentano, che guardano i miei video. Penso che, come ho detto prima, è gran ora che faccio questo video, che un bel po' che sto preparando anche qualcosa che ho qua, che vedrete. Ci sono persone o gente che mi segue dall'inizio, un saluto speciale anche a quelli, e gente molti nuovi, ultimamente veramente c'era un boom che fa piacere, ovviamente persone e gente nuova, ragazzi e ragazze, non solo ragazzi, anche quello mi fa piacere. Magari un ultimo saluto speciale, questo extra speciale lo chiamiamo così, va a dei colleghi con cui collaboro ultimamente, è il portale Sopravvivenza. Andate assolutamente a vedervi il loro sito, il loro portale. Metto il link sotto, www.portalesopravvivenza.it. Questo canale che tratta di sopravvivenza e non solo, anche ambito prepper. Come detto, collaboro un po' con loro, metto degli articoli, o loro mettono articoli o mettono i miei video ogni martedì, se ce la facciamo lo mettiamo martedì. Sono molto contento, felice, e spero che vada avanti ancora a lungo. Andate assolutamente a vedervi il loro portale, un saluto speciale a loro e a presto anche a loro. Vi farò vedere adesso il giveaway, cosa si potrà vincere. Uno o una di voi potrà vincere questo premio che vedete adesso. Alla fine di quella della presentazione vi faccio sapere cosa dovete fare per partecipare a questo giveaway. Vediamo cosa c'è, dai. Ok, iniziamo. Intanto tutto quello che c'è qua attorno. Questo portachiavi è la prima cosa che potrà essere vostra. Eccolo qua. Qua abbiamo attaccato un braccialetto. Non l'ho usato molto, perciò non è come nuovo. Allora, anche questo. Poi, avanti. Esce questo qua. Abbiamo questo kit Firestart. Qua ho tolto un paio di cose, non c'è più dentro tutto. Però c'è sempre questa scatola, che già quella in sé è carina. Poi qua c'è un po' di cotone. Qua ci sono quei tipo diavolina due. E qua c'è un po' di Characloth. Questo l'ho fatto io. Cotone cotto. Questo è un Fire Steel. Vediamo, questo è già usato. Non so se lo aggiungerò, ma solo per il fatto che ho usato. Vediamo. Questa è una di quelle candeline che ho presentato anche in un video. Se ci sono cose che ho fatto un video, metterò il link sotto. Questa candelina con vari stoppini. Vedete? Col cartone. Se vi interessa come si fa questa, andate a vedervi il video. Qua è un po' lo scompartimento fuoco. Questo è pino che ho trovato non lontano da qua.
ne ho fatto pezzetti vari, qua c'è un pezzo di paracordante, anche ci ho fatto un buco e sì, incredibile, qua si sente ancora il profumo della resina. Ah, che bello. Dov'è? È che vedo così male se è a fuoco o no. Cosa abbiamo qua? Questi sono due contenitori che mi sembrano comodi, sono piccoli. Io qua ci metto spesso sale, pepe o anche un po' d'olio o caffè. È proprio una porzione di caffè per la piccola moca. Non so, ne ho un paio e ne do via due. Qua c'è un pezzo di spago naturale. Non so cosa è, non so se è di canapa, ma si sente proprio il profumo che è naturale, tutti sti fili, anche questo si può sfilare, sfilare ed è un buonissima esca. So, qua c'è un piccolo moschettone, come qualcuno mi ha già fatto capire, questi sono moschettoni che non tengono un tubo, lo so, ma per fortuna che c'è gente che me lo ricorda, così lo ricordo anche a voi. È chiaro che non puoi andare a fare arrampicate con questi moschettoni, ma sono comodi per attaccare a volte qualcosa. Tutto lì. Questo mini Erste Hilfe mini set, molto carino. Questo è del Busch Sunny che saluto in Germania, che me ne ha regalato uno. E questo lo do via a voi di nuovo. Ci sono un paio delle bende, pronto soccorso. Non metto fuori tutto, dai, un paio di cerotti, una compressa, e ci ho messo ancora delle garze impregnate per disinfettare, eccetera, eccetera. Un mini 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 kit di pronto soccorso. Mini Erste Hilfe, danke, Bursani. Cosa non manca mai? Qua c'è anche una coperta isotermica, io porto sempre dietro una coperta isotermica. Cosa abbiamo? Questo è un semplice foglio con delle spiegazioni cosa fare se succede, no? A basse temperature, causticazione, le cose importanti che possono, piccole ferite e niente, contusioni, cosa fare nei primi momenti. Anche questa, una gavetta che ho usato poche volte, penso che non la userò più spesso, è un po' sporca, siccome l'ho usata un paio di volte, ma non so se andrò a pulirla ancora, magari a voi fa piacere, c'è anche una piccola tazza dentro. Qua abbiamo un piccolo multi-tool. Una piccola pinza. Devo dire che io uso uno simile, non questo, ma uno simile di 5 euro penso da 4-5 anni. Non mi serve un Leatherman, al momento vanno benissimo queste cose. E anche questo potrebbe essere vostro. Last but not least, magari non so se ve lo siete chiesti, però tutto questo era dentro in questo zaino e anche questo zaino fa parte del giveaway. Tutto quanto arriverà assieme in questo zaino e anche questo zaino potrebbe essere vostro, sarà del vincitore. Cosa abbiamo qua? 1, 2, 3, 4 scompartimenti diversi. Allora, qua davanti abbiamo il sistema molle anche per attaccare varie cose, che è anche qua sopra e da entrambi i lati, da questa parte a questa. Abbiamo le cinghie da tutti e due i lati e anche sotto per comprimere il zaino o per attaccarci altre cose. All'interno abbiamo dei sistemi di organizzare varie cose. Poi qua abbiamo uno un po' più piccolo sopra. E qua abbiamo di nuovo piccoli organizer con questa rete davanti. E
quello comodo è che questo compartimento grande si può aprire completamente. E qua abbiamo di nuovo una rete e da questa parte la possibilità di mettere di nuovo qualcosa dentro. Come vedete sono veramente tante possibilità diverse di mettere in ordine la roba. Che dire ancora? Volevo ancora dire un due cose prima di dirvi quello che dovete fare per avere questo premio. Innanzitutto ci saranno dei piccoli cambiamenti, cerco di mettere a posto un po' qualche grafica, avere un logo, non so, qualcosa. Ci sono delle persone che mi danno una mano, io grafica con computer zero. E sì, giusto cambiare un po' il layout e magari la descrizione anche. Penso che sia ora di cambiare anche la descrizione. Ultimamente mi arrivano un po' messaggi strani, c'è gente che si lamenta, che mi manda anche a quel paese, se proprio posso dirlo, per cavolate alla fine, cioè, mi dispiace, non è che, non penso che devo scusarmi, è un canale da poco tempo, sto vedendo ancora, sto valutando in che direzione va il canale. A me piace il bushcraft, piace la sopravvivenza, piace prepper, piace l'outdoor, la natura, quello è ovvio, è l'intorno di tutto quanto, cioè. E c'è gente che dice, ma che cavoli, parli di questa, di natura, ma non fai un tubo, no? Fai vedere video a casa, o c'è quello che mi manda, per non dirlo, mi manda a cagare perché dico che Max Pedition è meglio di Condor, ma io non dico che Max Pedition è meglio, cioè io valuto delle cose, io in questo momento per me questo oggetto ha una funzionalità migliore di quell'altra marca, non è che io do consigli in questo senso, questo è buono, l'altro fa tutto schifo, non è neanche quello che voglio fare. Perciò penso che dovrò cambiare anche un po' la descrizione e abbiate ancora un po' di pazienza finché troverò la mia dritta di dove andrà il canale. Sono più sparti, sì, sono più ambiti che mi interessano. È difficile fare dei video per tutti, anche se vorrei farlo, e non riuscirò sicuramente a contentare tutti, no? Però io al momento faccio quello che mi fa piacere, perciò andrò avanti così finché vediamo. E vorrei magari ancora concludere dicendo che faccio dei review, faccio delle recensioni, osservazioni magari, do delle informazioni, ma non voglio che pensiate che voglio dare raccomandazioni, magari mi scappa a volte qualcosa che può sembrare che sia una raccomandazione, no, voi stessi dovrete sempre decidere quello che prendete, non date poi la colpa a me se qualcosa non è proprio come piace pare a voi. Niente, concludo con questo, ok? Ok, dai, basta, vi lascio dicendovi come si ottiene tutta questa roba. Ripeto, tutto il zaino intero con quella roba che vi ho fatto vedere, potete vincerla. Due o tre semplici cose. La prima, dovete essere iscritti al mio canale YouTube. Seconda cosa, dovete scrivere un commento giù, qua su YouTube, scrivete giusto un commento, quel che volete, cosa farò quando finisce il concorso. Sceglierò il vincitore, vi scriverò e niente, vi manderò il tutto quanto. Altro? Terza cosa? Sì, aver voglia di partecipare, tutto qua. Tutto andrà fino al... Oh, che giorno è oggi? Circa un mese, pensavo. Facciamo il 21 marzo, non è inizio primavera? Il 21 marzo, tutto andrà fino al 21 marzo, la sera 8 finisco tutto quanto, fin lì accetto partecipazioni, commenti e
Non vedo l'ora di sapere chi vince il tutto. Per questa volta è tutto. Vorrei ringraziare di nuovo tutti voi. Mi ha fatto piacere fare questo video. Era un bel po' che volevo farlo. Ringraziare voi e fare il giveaway. Sì, mi sembra un bel modo per ringraziare tutti quanti voi. E adesso ho detto abbastanza questa parola. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, un saluto da Peugeot.